Ciao a tutti, io sono Claudio e vi do il benvenuto nel mio secondo canale. Il primo? Evaporato, eclissato, sgretolato. In descrizione trovate il link della playlist su CD Burner XP, download e installazione, come masterizzare un CD dati, come masterizzare un CD audio, eccetera. Per copiare un CD dati o un CD audio il procedimento è lo stesso. Nel cassettino c'è già un MP3 dei Depeche Mode, quindi apriamo il programma con doppio clic. Poi seguite attentamente il tutorial e le mie indicazioni. Perfetto. Ora selezioniamo copia disco. Come vedete c'è scritto copia dischi, audio e dati. Il disco audio sarebbe quello originale per intenderci. Poi clicchiamo su OK e poi clicchiamo su copia disco. Ora il disco, i file verranno copiati nel programma e poi sostituiremo il CD MP3 che è nel cassettino con un CD vuoto. Perfetto, il disco è stato copiato nel programma, avete sentito il rumore del cassettino che ha espulso il CD David Depeche Mode. Ora mettiamo un CD vergine e chiudiamo il cassettino. Aspettiamo che venga caricato. Voi non dovete fare niente, fa tutto da solo. E adesso è iniziata la scrittura, la masterizzazione. Perfetto, copia disco eseguita correttamente in 13 minuti. Durante il montaggio però ho accelerato il video di parecchio per non fracassarvi il sistema nervoso. Qua possiamo chiudere tutto. Il tempo della copiatura del disco dipende dalle caratteristiche del vostro PC e da quanti megabyte ci sono da copiare. Perfetto, spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. Vi ricordo che nel mio canale consiglio solo programmi gratuiti, senza trovare brutte sorprese una volta installati. Inoltre trovate più di 230 effetti sonori, musica italiana, internazionale e tutorial vari. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo e se vi è stato utile. Se avete dubbi, domande o curiosità, non esitate a scrivermi nei commenti. Rispondo a tutti in tutte le lingue. Ma per video 32 da capire è tutto. Hola!